Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo di Solaris Zipped, ossia, è possibile trasformare un libro in un racconto? Allora, di come provare a passare dal racconti ai libri, ci ho già fatto un podcast sopra, il link lo trovate in descrizione. Adesso, in questo esercizio di scrittura creativa, proveremo a fare, diciamo, alla procedura alla rovescia, ossia a trasformare un libro in un racconto, osservando, cercando di capire se è sempre possibile e che criteri occorre, diciamo, a mio avviso, adoperare nella compressione della favola. Solaris di Stanislav Lem, questa è la versione originale in inglese da cui ho tradotto ed editato questa versione di 171 pagine, non è questa quella che andremo a guardare, ma è questa che è già stata ridotta in 132 pagine, quindi da 177 a 132. Tuttavia c'è da dire che nella conversione praticamente ed adattamento, a mio avviso per i gusti di un osservatore del XXI secolo, il numero dei capitoli sono rimasti gli stessi, sempre 14, con gli stessi titoli, più o meno lo stesso contenuto e il plot, praticamente la favola è rimasta praticamente nel finale immutata. Ora, che cosa potremmo andare a sostanzialmente rimuovere? Dunque, innanzitutto, osservando la struttura dei capitoli, l'arrivo può essere, diciamo, compresso, ma non può essere sostanzialmente rimosso, dato che praticamente spiega la situazione iniziale. Il secondo capitolo dei solaristi può essere completamente rimosso, la parte, il capitolo 3 dei visitatori può essere rimosso quasi completamente, tranne alcune piccole informazioni come, diciamo, quelle dei cadaveri e dei feretri che sono nel surgelatore. Sartorius e la prima Rea, diciamo, sono capitoli che possono essere sostanzialmente soppressi, anche l'avvento della prima Rea che finisce spedita nello spazio praticamente può essere soppressa. Anche il piccolo apocrifo non aggiunge, diciamo, molte informazioni in più rispetto all'avanzamento della trama. La conferenza, ecco, la parte della conferenza indubbiamente può essere fusa all'interno dell'arrivo, per cui il soggetto arriva, non trova nessuno, nessuno gli risponde, fa tutta una diciamo perlustrazione della stazione spaziale e trova soltanto due cabine chiuse. Va nella sede centrale, nel comando centrale, apre una videoconferenza e il dottor Snow e il dottor Sartorius già a botta gli rivelano una serie di informazioni, inclusi quelle due parti di morti che sono ai due feretri presenti praticamente nei surgelatori nella parte 3 dei visitatori. Ecco, poi, diciamo, in relazione al capitolo 8 i mostri lo possiamo sopprimere. La parte relativa ai capitoli 9, l'ossigeno liquido, l'incidente quindi con l'avvento della seconda Rea, con tutti i cervelotismi, i rapporti che si tengono a creare, indubbiamente questi vanno tenuti, perché sono, diciamo, condizione necessaria per poter poi arrivare successivamente alla parte finale che sia coerente con la trama di Lem. Quindi serve praticamente tutta la parte emozionale del rapporto tra il protagonista e diciamo Rea, e poi la conversazione in cui si incomincia, diciamo, può essere accorpata queste due parti in relazione sostanzialmente all'avvento, diciamo, come preludio, diciamo, di quello che poi sarà. Ecco, nella parte relativa sostanzialmente ai sogni e in vittoria praticamente possiamo accorpare le due parti, in particolar modo spariscono tutti e poi sparisce anche Rea, e sostanzialmente si capisce che il protagonista, per andare a ritrovare Rea, imposta, diciamo, la stazione spaziale su un tragitto che poi culminerà verso la distruzione,
e poi diciamo non è sufficiente, diciamo, è sufficiente fare intendere al lettore il relativo atterraggio sul praticamente vecchio mimoide, per cui il vecchio mimoide viene soppresso, ma lo si fa intuire praticamente fondendo una piccola parte di informazione del capitolo 14 inserendolo nella fusione in questa seconda parte. Quindi di conseguenza potremo andare a generare o due racconti, diciamo un sequel, un prequel che è la parte relativa al capitolo della zona verde e un sequel relativo alla zona blu, oppure sostanzialmente un intero racconto che è in pratica diviso in due, in cui c'è la prima parte in cui c'è la conferenza, poi c'è un blocco centrale in cui si sviluppa una grossa parte in relazione alla parte del capitolo dell'ossigeno liquido e dei rapporti con Rhea, con la seconda sonda, e poi una terza parte del racconto in relazione praticamente alla fusione di conversazione, sogni e vittoria, con all'interno praticamente il lasciare intuire al lettore del racconto come andrà a finire con l'atterraggio dello shuttle di Kelvin sul mimoide che va alla ricerca della seconda Rhea. Gente, non penserete mia che sia già finita via il ragionamento sulla favola, perché noi adesso abbiamo abbozzato una proto favola andando a levare tutto quello che non ci interessa o che comunque avremmo potuto, quindi scarnificando proprio all'osso al minimo essenziale tutta l'ossatura, e adesso ci potremo chiedere una serie di quesiti. Siccome in un racconto c'è poco spazio, dobbiamo, diciamo, a questo punto scegliere il tipo di gusto di sottofondo del racconto. Vogliamo calcare la mano sul punto di vista del mistero? Ecco, se vogliamo calcare dal punto di vista del mistero, dobbiamo praticamente, a mio avviso, mantenere la presenza dell'intelligenza artificiale Alexia che io ho introdotto e ricostruire, diciamo, e spostare, diciamo, la favola generando un intreccio in modo da massimizzare la sensazione di mistero, di modo tale che il lettore sia fortemente motivato alla lettura e che si continui a chiedere: ma che cazzo sta succedendo? Ma come mai è qui? Ma chi sono? O in meno? Ma cosa succede? Guarda lì cosa succede? Ecco, una roba del genere. Se invece vogliamo porre l'attenzione sul protagonista, come era in originale nel libro di Solaris, che va fuori di testa, e quindi uno psichiatra che all'inizio viene introdotto come persona quadrata e reazionale, ma appena vede un fantasma va subito fuori di testa perché ha un equilibrio emotivo fragile, non si capisce, questo è un elemento di contraddizione forte all'interno della favola e dei personaggi dell'originario Solaris di Lem, per cui non si capisce come mai, diciamo, lo strizzacervelli mandato sulla stazione in realtà abbia un equilibrio psicologico molto precario. Comunque, a parte questo, diciamo che io l'ho risolto nell'editing con Solaris Project aggiungendo la figura di Alexia. Ecco, se però vogliamo recuperare questo elemento, diciamo, originario della mano di Lem con, diciamo, il protagonista che va fuori di testa, a mio avviso dobbiamo praticamente rimuovere la figura dell'intelligenza artificiale Alexia e costruire una favola tale che evidenzi un'escalation, praticamente in cui un'escalation emotiva del protagonista che vada letteralmente fuori di testa, tanto che decida poi praticamente di andare a sganasciare e distruggere la stazione spaziale fino a praticamente suicidarsi andando praticamente ad atterrare con l'astronave sul vecchio mimoide. Ecco, quindi se vogliamo dare un colore, diciamo, schizofrenico da fuori di testa e di elemento praticamente schizzoide, dobbiamo, diciamo, fare, diciamo, un intreccio diverso e sottrarre un ulteriore personaggio. Se invece vogliamo dare un colore, diciamo, solamente di tipo a mio avviso come elemento di mistero, un mistero, diciamo, un mistero tecnologico, quindi una sorta di giallo tecnologico e non un thriller psicologico,
Ecco, allora dobbiamo mantenere la presenza di Alexia e costruire un intreccio differente. Ok, allora andiamo a sviluppare questi due colori andando a generare due intrecci diversi. Di questi due intrecci diversi però poi alla fine ne sceglieremo uno solo e poi andremo ad ascoltare sostanzialmente il relativo racconto. Eccoci qui, dunque, praticamente se vogliamo dare un'occhiata praticamente ad un possibile intreccio in relazione a un intreccio di fantascienza ibridato nel mistero, ecco, potremo diciamo iniziare con il capitolo di Vittoria, con un cut su praticamente il dottor Kelvin sulla porta della mensa che praticamente quando gli sparisce Rhea, in modo tale che il lettore si chiede perché Chris Kelvin è solo con Rhea sulla stazione spaziale, chi cazzo sono i visitatori, dove è andata Rhea. Flashback, arrivo, e con un cut quando Snow accompagna Kelvin in cabina. A questo punto il lettore si chiederà: ma chi è Rhea? Che cazzo sono i visitatori? Chi ha ucciso Jiguarian? Che cosa c'hanno Snow e Sartorius che sono rintanati nelle loro cabine? Rhea è un visitatore? Probabilmente sì, ma chi sono questi visitatori? Ecco, e poi si incomincia a dare le risposte nella conferenza. Successivamente ossigeno liquido più conversazione fusi assieme. Cut, e si ritorna alla come scena a chiusura, diciamo, con Kelvin che praticamente è messo in un abisso, e si riparte dal capitolo di Vittoria con Kelvin sulla porta della mensa che va verso diciamo l'hangar della navetta, pronto diciamo a partire, e che aspetta nella navetta l'uscita dall'orbita della stazione spaziale. Ecco, se invece pensiamo diciamo ad un intreccio che sia più dal colore weird mescolato nel thriller psicologico, ecco, dobbiamo sopprimere praticamente Alexia e quindi riprendere il personaggio principale come era in origine di Stanislav Lem, con un equilibrio emotivo particolarmente fragile, e ci serve un'escalation, con una realtà biunivoca che gradualmente si sublimi nel surreale. Ecco, siccome ci serve un'escalation, la sequenza cronologica della favola va mantenuta così com'è, con l'arrivo, poi la conferenza, ossigeno liquido, conversazione, sogni e poi Vittoria, andando praticamente però a sottrarre tutta la parte della componente di razionalità che praticamente avevo introdotto con l'intelligenza artificiale di Alexia. Ok, allora adesso andiamo a gustarci il racconto.